Ragazzi, bentornati a un altro video. Prima di iniziare vi voglio ricordare che il 3 ottobre, che è questo sabato alle 18.30, faremo il secondo lancio di Kaizen Atletica. Abbiamo le performance shirt, cioè abbiamo questo colore che è Ocean Blue e quest'altro che è Desert Tan. L'ultimo lancio abbiamo fatto sell out in 40 minuti, quindi se vuoi essere tra i primi ti consiglio di iscriverti alla newsletter così che avrai accesso prioritario e qualche altro bonus. Questo è tutto, sabato 3 ottobre, mettiti in promemoria e iniziamo il video. Ci sono tre cose che sto facendo in questo momento per ridurre l'interferenza, che avevo notato anche che qualche settimana fa in palestra gli allenamenti stavano andando un po' giù. Poteva essere lo stress, ma sono sicuro che anche perché stavo correndo tre volte a settimana. Quindi tre accorgimenti per ridurre l'effetto interferenza. Quando mi alleno provo a respirare dal naso e non dalla bocca. In questo modo so che l'intensità non è così elevata da poter andare a intaccare troppo l'allenamento poi più tardi. Quindi respiro dal naso e non dalla bocca. Corro diciamo un massimo 20 minuti ad un andamento moderato. Ele lo sa benissimo, io andavo, sprintavo al massimo perché è quello che mi piace fare, però quello crea più interferenza rispetto magari a un steady state cardio. Quindi ho fatto queste due cose e la terza è provo a correre massimo due volte a settimana e provo a fare l'allenamento o nei giorni in cui non mi alleno, se mi alleno lascio almeno 6 ore tra la corsa e l'allenamento. Questo è quello che ho fatto stamattina. Noi dopo andiamo ad allenarci, sono le 9:30, quindi prima cosa si gela, ci facciamo un caffè caldo. Allora ragazzi, vi mostro il post run colazione, se così vogliamo chiamarla. C'ho del caffè fatto in questo modo speciale, del succo di ananas che è buonissimo, succo di ananas, vitamina C, ottimo per iniziare la giornata. E poi qua abbiamo una cosa mezza speciale, nuovo prodotto della Food Spring. Questi sono i protein cookie, ci sta protein cookie al cookie dough, chocolate chip e protein cookie white chocolate almond. Questo non l'ho ancora provato, questo sì, ed è veramente buonissimo. Non sembra un cookie proteico, però effettivamente se guardiamo anche i macros diciamo che capiamo anche perché: 230 calorie, 11 grammi di grassi, 23 carbo e solo 13 grammi di proteine. Quindi diciamo che è a metà tra uno snack proteico e un dolce dessert, però io me lo faccio insieme alla mia colazione e ci sta e ci rientra alla grande. Mamma mia che freddo! Noi ragazzi stiamo andando in palestra, a Lussemburgo è arrivato il freddo, vero? Guardate Ele come è vestita. Ieri non ci siamo allenati, quindi entrambi oggi, almeno io, sono tipo super carico. C'ho da fare squat, c'ho da fare weighted push up, quindi un bel allenamento. Let's smash it! Hello, hello, questo è Giulio in voiceover, che so che a molti di voi piace. Qua mi vedete con la mascherina perché nonostante noi andiamo in palestra a Lussemburgo bisogna mettersi la mascherina tra i diversi esercizi e bisogna pulire le macchine una volta che le usiamo e tutti rispettano le regole ed è pazzesco, quindi mi sento comunque molto molto al sicuro. Volevo fare questa piccola parlantina. Poi iniziamo col primo movimento, tricipiti. Voglio che guardate molto bene l'esecuzione, non sto facendo l'esercizio tanto per farlo, è un triceps crossover. Provatelo se avete problemi ad isolare il tricipite, guardate il gomito quanto è immobile. E qua vorrei parlare quindi di focus e intenzione quando ci alleniamo, perché un conto è sapere tutta sull'allenamento in modo teorico, che va benissimo, è importantissimo, è quello che provo comunque ad insegnarvi ogni tanto con i miei video, ma sapere allenarsi in pratica anche quello è fondamentale. E seguire queste cose tipo full ROM, range of motion completo, non usare troppo momentum, controllare bene il movimento, controllare la fase eccentrica, controllare la fase concentrica e colpire il target muscle che vogliamo lavorare, come in quel triceps crossover, cable crossover, che vogliamo colpire solamente i tricipiti, non vogliamo spalle, non vogliamo petto, non vogliamo slancio corporeo, è molto molto importante se vogliamo vedere dei risultati. E per me
diciamo che sono migliorati del 100% i risultati una volta che ho veramente curato la qualità di ogni ripetizione. Qua mi vedete passare al secondo movimento, che sono questi weighted push-up con 35 kg aggiunti. Guardate, nonostante aggiungo il carico per progredire, guardate la forma, c'è quasi zero form breakdown. Tocco col petto a terra, faccio un ROM completo e lo vogliamo fare perché le fibre muscolari sono lunghe tutto lungo il muscolo, quindi non ha molto senso fare metà del ROM se noi vogliamo avere, diciamo, un'ipertrofia del muscolo completo. Tanto vale, invece di accorciare il ROM, di usare il ROM completo, e anche quando si applica il sovraccarico progressivo, mi raccomando, non a discapito della forma di esecuzione. La forma è una delle cose più importanti, che dico anche a tutti i miei clienti del coaching online, che la forma viene prima di tutto. Prima di tutto c'è l'esecuzione, c'è l'intenzione di eseguire correttamente il movimento e poi si passa alla progressione, perché altrimenti si rischiano infortuni e si rischia soprattutto di mettere stress non sul muscolo giusto. Qua passati poi a un seated cable row, anche qua guardate il focus, guardate il controllo, ragazzi, per me veramente, ve lo dico molto sinceramente, mi è cambiato tutto. Cioè, da quando io metto focus e intenzione e qualità delle rep, oltre che contarle, quindi non penso solamente ad arrivare a 10 rep ma penso alla qualità di ogni rep, io vi dico veramente che è qua che sto notando una migliore crescita muscolare e generalmente una migliore qualità proprio del muscolo, almeno secondo me. Poi, passato a fare questo movimento di isolamento per il deltoide laterale, mi metto un attimino col busto in avanti, quindi ho deciso di usare questa macchina perché solitamente mi sarei messo su una panca inclinata, solo che oggi erano tutte prese, dato che in realtà ci sono 5 panche, ma per il Covid solo 2 a disposizione, mi sono dovuto mettere, arrangiare con questa panca qua dietro, ma comunque diciamo che sentivo benissimo, benissimo lo stimolo sul deltoide laterale. Controllato, vedete, non sto usando momentum, non sto gettando di slancio il peso, sto provando a utilizzare il deltoide laterale. Le ultime ripetizioni le devo combattere un pochino. Provate, se voi fate i lateral raise normali e non li sentite, provate appunto a inchinarvi un po' in avanti col busto. Poi, ultimo esercizio, gambe. In realtà, qua vi devo parlare di una cosa brutta, raga. Lasciateci un like solo per questo. Sono andato a fare gli squat, riscaldamento, e mi sono sfracellato. Cioè, non so se è stata la corsa stamattina o che cosa, ma sono andato a fare gli squat e proprio mentre mi riscaldavo, forma corretta, non ho mai avuto problemi, mai disturbi. E il ginocchio destro ha iniziato a farmi male mentre mi riscaldavo. In questo caso ho meglio smettere assolutamente. Non, se il dolore non è un dolore buono, smettete completamente. Quindi lo squat l'ho saltato e in passato avrei detto dai, così non faccio più gambe, ma stavano crescendo e stanno crescendo, quindi per una volta dico che palle, volevo veramente farlo. Ma comunque non è una scusa per non continuare ad allenarsi, devo solo stare attento nei prossimi giorni al ginocchio, vediamo come va. Ma intanto, ultimo esercizio, questo barbell hip thrust, che è pazzesco, sta diventando uno dei movimenti preferiti anche questo, e per i glutei, e secondo me ognuno di noi dovrebbe includerlo, non tanto per estetica ma proprio per la funzionalità. Questo è tutto per il voiceover, vi lascio al video. Abbiamo finito, raga. L'allenamento è andato così, non ho fatto lo squat che ho avuto paura. Praticamente mi è venuto un piccolo dolore al ginocchio, non dolore ma tipo fastidio, già dal riscaldamento, e non vorrei che fosse la corsa stamattina, quindi ho preferito saltarlo. Un'altra buona scusa per saltare, ma in realtà questa è una scusa buona. Se avete dolore durante l'allenamento, qualsiasi esercizio, se non è un dolore buono muscolare ma un dolore tipo tessuti connettivi o c'è qualcosa che non va, fermatevi, non aggravatelo. E il resto è andato bene, weighted push up, ho fatto PR 35 kg per 11 ripetizioni, quindi ottimo. E faccio vedere questa maglietta, questa qua blu che vedete indossare, è taglia L. Io sono 180 cm e solitamente sono a metà tra la M e la L, quindi ho deciso di fare con Kaizen letteralmente true to size. Se volete un pochino più baggy, come vedete, un po' più rilassata, andate la taglia sopra se siete tra le due taglie come me. E se la volete più attillata, tutte le foto con quella beige, la beige è quella M, così che potete vedere la differenza. La M mi sta più stretta, la L è un po' più larga, ma entrambe
aderenti attillate sopra e un pochino più che ti fanno respirare sulla pancia. Ed eccoci quindi col pasto post workout, pizza marinara, un bel fettone e qua del tonno sott'olio 120 grammi e ci aggiungo anche un po' di insalata per un po' di greens, c'ho veramente fame. Pizza fatta in casa, facilissima, potete o trovare già la base, il preparato al supermercato, oppure lo fate voi, soprattutto se state coi nonni. E secondo me se ci mettete un po' di pomodoro sopra non ci sono assolutamente problemi, con la mozzarella o il formaggio state attenti per i grassi aggiuntivi, ma se no, questa è una bomba. E allora, per finire questo video, avete visto che ho dipinto la parete, è stato divertente, la mia prima parete mai dipinta, infatti tipo sopra e sotto è venuta un po' così così, ma volevo parlare di una cosa, secondo me, che è chiave, che dovresti star facendo se vuoi ottenere risultati. Ti ho detto molto durante l'allenamento, ma una delle cose più importanti è semplicemente tenere traccia, tenere un logbook, che può essere le note del telefono, può essere su Excel. Io con i miei clienti faccio proprio tipo tutta una tabella strutturata e tengo traccia di tutti i dati, ok? Per capire le progressioni teniamo traccia del peso, delle circonferenze della vita, delle altre circonferenze, ci misuriamo alla fine, a inizio e fine di ogni mesociclo, così che possiamo avere dei metodi di paragone. Questo è per le misure di progresso. Poi tracciamo anche tutta la dieta, calorie, i macronutrienti. E attenzione, non vuol dire che ogni giorno devi essere 100% costante e preciso, no. Vuol dire semplicemente che tu tracciando, anche quando vai oltre o quando vai sotto, hai dei dati in più. E io quindi provo a farlo sempre, sia per me stesso che per i miei clienti. E il momento in cui non lo faccio è quando vedo che effettivamente gli allenamenti vanno un po' meno bene, la dieta appunto va meno bene e in generale i risultati sono più lenti. Invece quando mi ci metto al 100% va molto meglio. Quindi lo faccio per la dieta, le ore di sonno, i passi giornalieri e poi lo facciamo soprattutto per l'allenamento, ok? Molto semplice, una tabella per le varie giornate con i vari esercizi e poi le settimane che vanno nelle colonne o le sedute, così che puoi monitorare e tracciare il carico che fai la seduta prima e di conseguenza il carico e le ripetizioni che devi colpire questa seduta, perché noi ogni programma che funziona, se tu vuoi vedere i risultati, bisogna che ci sia piano piano un graduale stimolo di tensione meccanica, di progressione, di sovraccarico progressivo che va verso l'alto, ok? E quindi tutto il resto, tutte le altre variabili, il volume, la frequenza, l'intensità, tutto quello che impostiamo è nel breve termine, ma come obiettivo nel lungo termine la progressione graduale, lineare, lo stimolo che cresce di tensione meccanica e lo stimolo quindi ipertrofico per far crescere i muscoli, ok? Quindi una cosa veramente, quando arrivano da me dei ragazzi mi dicono ah ma ho fatto 15 ripetizioni, vanno bene, o 30, io dico sempre cosa hai fatto l'ultima volta? Ah, non sono sicuro, non mi ricordo. Ecco, questo è un errore grossolano. Devi essere sicuro e sapere esattamente quello che hai fatto l'ultima volta, così che tu, quando entri in palestra, la mentalità è completamente differente. La mentalità non è oddio, cosa faccio? Vediamo, faccio pump, spingo e vediamo come va. No, la volta scorsa ho fatto 100 kg per 7 rep, questa volta devo farne 8 per essere sicuro di progredire. Capito? La mentalità è completamente diversa. E secondo me, se inizi anche tu a tracciare con un logbook, vedrai che i progressi inizieranno ad andare molto molto meglio. Questo è tutto per il video di oggi, se ti è piaciuto io ti chiedo di lasciarci un like, sto provando a fare del mio meglio, a volte è più difficile con tutte le altre cose che vanno avanti. Mi raccomando, se sei interessato al lancio di Kaizen, ci vediamo il 3 ottobre, altrimenti nessun problema. Amici, come sempre, alla fine Kaizen è un progetto personale e mi fa piacere se mi vuoi sostenere, ma so che non è per tutti e non tutti possono e non ci sono assolutamente problemi. Ti ringrazio di cuore e noi ci vediamo fra 2 o 3 giorni in un nuovo video. Ciao!